Ehi, hey, LavoCheFanatici e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Super Mystery Dungeon. Io sono Dlarz e oggi non andremo avanti nella storia, o almeno in questo video, poiché vorrei che ci fermassimo un attimo, che ho da mostrarvi alcuni codici molto interessanti. I codici che vi sto per mostrare vi permetteranno di sbloccare degli strumenti molto utili per il gioco, strumenti che possono essere Revitalseme o bacche, strumenti che vi aiuteranno nei dungeon comunque, ma la cosa più importante e che con questi codici potrete sbloccare anche delle mosse MT, alcune più forti, altre meno forti, insomma, sono dei codici abbastanza utili. Ve ne mostrerò solo qualcuno nel video, se volete tutti i codici li troverete nella descrizione di questo video, ve li lascio tutti lì scritti, così potrete metterli. Se non li visualizzate basta andare nella descrizione e cliccare su Mostra altro, avrete tutti i codici scritti lì. Intanto ne inseriamo qualcuno, giusto per mostrarvelo. Per inserirli dobbiamo andare dal menu e andare qui su Missione speciale. Una volta andati su Missione speciale, andiamo su Password e inseriamo una password. Da cosa potremmo iniziare? Ce ne sono veramente tanti di codici, quindi mettiamone uno a caso tanto per iniziare. Direi un bel Revitalseme per 5. Ci sta, quindi andiamo a mettere 0, poi M, R, giusto? 0MR. 3 W K 8 e W di nuovo, eccola qui. Facciamo ok e riceviamo 5 Revital Semi che sono molto utili in Mystery Dungeon. Andiamo a inserire un altro codice? Direi che potremmo prenderci una bella MT. Quale scegliere però? Ce ne sono veramente tante. Ah, questo è un codice interessante. Andiamo con 8 Y. Oh, mi sta inserendo i codici senza neanche. Ok, ci dobbiamo muovere con LR per cancellare. Pensavo che dopo un codice si cancellasse da solo. Va bene. Questo codice vi permetterà di sbloccare un nuovo dungeon addirittura. Quindi andiamo. 8 W 6 Y 8W 6Y 41TS 41TS. Fantastico, hai trovato un nuovo dungeon. Continua l'avventura e potrai esplorarlo. Vi avviso subito che potrete usare questi codici solo se avrete completato almeno il capitolo 2 della storia. Quindi completate almeno il capitolo 2 e potrete usarli. Andiamo a inserirne un altro, ovviamente prima cancelliamo. Ok. Vediamo un po' che cosa abbiamo di interessante. Abbiamo delle baccarance, delle mele. Questa è una buona mossa. Andiamo a inserire questo codice. Dunque, J S Q Q X S. Dov'è la X? Dov'è? Non la vedo. Eccola. X, S, HF, H. Dov'è? Non vedo la E. Ah, eccolo. È da vicino. HF. Dragartigli. Una buonissima MT, devo dire. E riceviamo Dragartigli. Ovviamente andrà tutto nel salvatesori. Direi di prenderci qualche altra cosa. Questo è anche interessante. Un bel seme vita. Sempre utili anche i semivita. Il codice per il semivita è MJN, quindi MJN, MJN, 3QP, dov'è il 3? QP. 64. Ho sbagliato. 64, ok. E riceviamo due seme vita, anche questi molto utili. Dopodiché, che cos'altro potrei farvi vedere giusto per il video? Abbiamo un altro dungeon nuovo, quindi andiamolo a sbloccare. Abbiamo R3XS, R3X.
S dove sei? Qui. R3XS. R9 6T. R9 6T. Nuovo dungeon! Continua l'avventura e potrai esplorarlo. Ovviamente non saranno disponibili già da subito. Altra cosa che ci possiamo prendere? Facciamo questo per ultimo. Una buonissima MT, anche questa che vi andrò a far vedere adesso. No, ho sbagliato. Ma guarda che me li rimette. Ok. Y8PJ, quindi Y8PJ T0R3, quindi T0R3. Tuono per uno. MT tuono. Ok, ve ne ho fatti vedere alcuni, come vi ho già detto prima, gli altri, tutti quanti, gli altri codici li troverete in descrizione. Io spero di esservi stato utile con questo piccolo video. Vi chiedo di lasciare un bel mi piace se vi sono stato utile. Ringrazio coloro che hanno permesso il leakaggio di questi codici, dato che sono stati scoperti proprio oggi. Vi saluto e noi ci vediamo nella prossima parte in cui proseguiremo con il nuovo capitolo. Bye bye!